Confcooperative ha scelto Varano Melegari in Valceno, una ridente ma appenninica e relativamente scomoda località della Emilia Romagna in cui fare un convegno sulle cooperative di comunità, che sono delle realtà che vogliono provare a ridar vita ai territori marginali riaprendo quelle attività chiuse per la mancanza di persone e per la mancanza di interesse economico. Presenti tantissime autorità del mondo della cooperazione e raccontati anche diversi esempi. A partire da Moroni, che ha fatto presente come sia importante vendere un intero territorio e non un prodotto, ed è per questo che le cooperative di comunità, come ha detto anche Andrea Di Pontremoli, possono essere una componente fondamentale anche per le aziende dei territori in cui si insediano. Presente anche l'assessore regionale Barbara Lori, che ha fatto presente come la Regione Emilia-Romagna crede in questo progetto e crede nelle cooperative di comunità, creando addirittura una legge ad hoc per esse e sviluppando alcuni bandi per fornirgli di alcune risorse economiche. Poi è stata la volta di Alessandro Cardinali, peraltro anche socio di una cooperativa di comunità dell'Alta Val Taro. I bisogni, i desideri e gli interessi di cui le cooperative si dovranno interessare credo che aumenteranno. Credo che avranno un ruolo ancora più importante non solo nei territori marginali ma anche nelle periferie delle città, quelle periferie più anche più complicate, come veniva ricordato prima. Credo che avranno un ruolo interessante nel momento in cui potranno godere di una legislatura che le incorona dentro una situazione che gli dà forza e anche opportunità e non li tiene in considerazione solo ed esclusivamente al bisogno che di volta in volta si va a creare. Credo che sia una forza importante perché coinvolge dai ragazzi di 20 anni a quelli che stanno per andare in pensione o che sono andati in pensione. Credo che sia una forza importante perché dà risposte a territori che se non siamo capaci a dare delle risposte in quei territori c'è il rischio che si chiuda quei territori. Perché alcune di queste azioni dove le cooperative di comunità lavorano sono risposte essenziali per poter ancora chiamare una comunità comunità. Perché se una comunità non ha negozio e non ha un punto di ritrovo, mi dite voi come fa a fare comunità? Se una comunità non ha un minimo di servizio anche almeno di far arrivare le medicine, di far arrivare i beni essenziali con una certa modalità, la possiamo ancora chiamare comunità? Che ha raccontato la sua esperienza, ma soprattutto ha fatto presente come possono essere una buona opportunità per l'Appennino, ma bisogna anche valutare la possibilità che queste cooperative abbiano un futuro, perché ovviamente avere troppe cooperative per poche attività nello stesso territorio diventa un problema per tutte, quindi anche questa è una componente fondamentale. I problemi continuano ad essere ancora tanti, come quello delle normative nazionali che non vanno sicuramente incontro alle difficoltà burocratiche e amministrative che devono affrontare le cooperative di comunità, e anche quelli economici, col rischio che le cooperative di comunità possano prendere solamente le briciole della torta economica dei vari paesi dell'Appennino. Ma il messaggio di speranza arriva comunque da Andrea Pontremoli, amministratore delegato della Dallara Automobili, che ha fatto presente come sia fondamentale per qualunque persona che vuole guardare al futuro essere ottimista. Io sogno un giorno dove grazie a queste tecnologie io posso lavorare dove mi piace e viaggiare per piacere. Se voi ci pensate, io penso quella roba lì, il Covid l'ha insegnata tutta. Quindi quei famosi borghi che sembravano distanti anni fa,